Prego. Bene, grazie a tutti e come sempre un piacere, soprattutto un onore associarci ad Adam Smith per queste discussioni sui temi che più ci riguardano. Oggi come oggi il tema più attuale è l'emergenza economica che è seguita all'emergenza sanitaria. Noi abbiamo visto i mercati a fine marzo che prevedevano una specie di Armageddon, hanno perso più di un terzo del loro valore, fino al 50%, con un potenziale circolo vizioso tra crollo dei mercati e recessione generalizzata a livello globale. A questi eventi è seguita una poderosa risposta di politica economica, sia da parte delle banche centrali, sia da parte di tutti i governi del mondo, con delle cifre che noi non abbiamo mai sentito negli ultimi anni o nelle ultime crisi. È chiaro che ad oggi, specialmente per quanto riguarda la politica fiscale, il recovery fund, queste cifre sono sulla carta, non sono ancora state spese, ed è chiaro che ci stiamo interrogando tutti in che modo questi soldi verranno spesi, se queste spese saranno efficaci per prevenire una recessione globale e come saranno impattate tutte le nostre viste da questa manovra senza precedenti che ci aspetteremo. Grazie anche ad Adam Smith abbiamo un gruppo di panelist di assoluta eccellenza con cui intendiamo dibattere e affrontare questi temi. Ringraziando ancora tutti, passerei la parola ad Alessandro e Nicola per i saluti di rito e per introdurre l'argomento. Grazie a tutti. Grazie Ugo, grazie ad Arca che è sempre molto pronta e generosa nel supportare questi nostri eventi. Oggi il titolo appunto è che ne facciamo di tutti questi soldi? C'è un bel film, anzi divertente film di molti anni fa con Alberto Sordi che si chiamava Arrivano i dollari. La scena è molto simile perché arriva questa vedova di uno zio che ha lasciato i soldi ai cinque nipoti che però dovranno dimostrare di meritarseli. E quindi chi è tirchio dovrà dimostrare di essere generoso, chi è infingardo, produttivo e così via. E qui quando arrivano i dollari, nel nostro caso gli euro, bisogna dimostrare di saperseli meritare, ma non tanto per soddisfare alle condizioni che saranno poste nel recovery fund o le pochissime condizioni che ci saranno nel MES se e mai verrà utilizzato questo MES, ma bisogna dimostrare di saperseli meritare. Perché questa iniezione di denaro, soprattutto grazie alla Banca Centrale Europea, non servirà molto se diventerà un colpo sparato una tantum, ma senza cogliere l'opportunità di riformare il nostro paese, riformare le dinamiche che hanno fatto sì che anche pre-Covid fosse il paese che è cresciuto meno negli ultimi 25 anni, ma meno di tutti proprio, e comunque sicuramente meno di tutti i nostri peer, salvo forse la solita Grecia. Allora, qui abbiamo cercato oggi, e ringrazio tutti coloro i quali sono intervenuti, che poi introdurrò di mano a mano, di vedere la cosa attraverso diverse angolazioni. Un'angolazione più di policy e di politica economica, come porsi nei confronti di manovre di questo genere inusitate e anche di fronte a canoni dell'economia che sembrano essere cambiati rispetto a quelle che erano, come dire, delle conseguenze rispetto a delle azioni che facevano, che erano condivise da tutti, prima fra tutto il fatto che pare non esserci inflazione, qualsiasi cosa si faccia, pare che l'inflazione sia sparita dalla faccia della terra. Quindi, come ci si pone di fronte a queste nuove dinamiche, di
tutti nuovi paradigmi. Poi abbiamo pensato di parlare di come invece il mercato finanziario, bancario, riesce a essere un condotto di liquidità per le imprese, come fare in modo che i soldi non si fermino, come ha detto qualcuno, nel rubinetto, ma arrivino alle imprese, e di quali sono gli sbocchi. Uno sbocco è sicuramente quello delle infrastrutture, e qui però c'è da chiedersi quali infrastrutture, infrastrutture a ogni costo oppure le infrastrutture che portano valore aggiunto. E poi ci sono le infrastrutture immateriali. L'infrastruttura immateriale più carente in Italia è quella dell'istruzione e quella della formazione, perché nonostante ci siano esempi di eccellenza anche internazionale nel nostro paese, però purtroppo i numeri stanno là a dirci che abbiamo la minor percentuale di laureati e il maggior esodo di laureati tra i paesi avanzati, e quindi questo poi soprattutto per il sud è un drenaggio di risorse intellettuali che veramente potrebbe diventare insopportabile per il nostro paese. Ecco, quindi sotto questo profilo abbiamo pensato che ognuno dei nostri relatori oggi abbia non solo una visione generale, quindi naturalmente è benvenuto anche da parte di ciascuno di loro una visione più generale rispetto anche ai temi loro specifici, ma che in qualche modo rappresentino ciascuna di queste variabili. Allora l'idea è fare un primo giro, dopodiché ci piacerebbe che i nostri relatori un po' si interloquissero tra di loro, quindi dopo un primo giro di considerazioni ci saranno stimoli sufficienti perché ciascuno di loro in un secondo giro di interventi, necessariamente più breve, prenda anche spunto da quello che è stato detto. E alla fine cercheremo di trarre delle conclusioni, ovviamente provvisorie, ormai sappiamo che le conclusioni non si tirano più per definizione. Tutto quello che verrà detto sarà poi disponibile su web, lo pubblicheremo sia sulla pagina web dell'Adam Smith Society, che è facilissimo perché è www.adamsmith.it, sia sul sito di Arca e sui vari social. Quindi qui mi fermo e darei la parola, e ovviamente gli chiedo anche una prospettiva internazionale oltre che italiana, ad Andrea Goldstein, che è il responsabile del desk India-Indonesia. Si tende a dimenticare spesso della nostra, mentre ormai l'India è diventato un paese ben presente nella testa degli operatori economici, si tende a dimenticare che l'Indonesia è un paese con, credo ormai, 250 milioni di abitanti, e tra l'altro con una democrazia discretamente funzionante, non tutto sommato. Quindi ad Andrea Goldstein volevo chiedere un po' una prospettiva internazionale di questo post-Covid dal punto di vista economico, poi con un focus dall'OCSE, che vigila dal punto di vista sia di quelli che possono essere gli sviluppi normativi, sia quelli che possono essere gli sviluppi regolamentari e di policy sui cosiddetti paesi sviluppati. Lo ringrazio molto per essere intervenuto e gli passo la parola. Grazie. È in mute, credo. È in mute e non sentiamo. No, non sentiamo. Sono io l'unico che non lo sente o anche voi non lo sentite? No, non lo sentiamo. No.
Allora facciamo così, adesso chiediamo, proviamo a far intervenire i nostri bravi tecnici dell'IT per vedere di fare una connessione che funzioni. Chiedo quindi a chi ci supporta per favore di far contattare il professor Goldstein in modo da ripristinare una connessione che vada bene. E nel frattempo, questo è una buona cosa di avere un panel di questo genere, do la parola non solo per ordine alfabetico, ma anche perché rientra tra coloro i quali speriamo ci diano una prospettiva un po' generale, dare la parola a Luigi Maratin, che oltre a essere un economista ordinario di economia politica all'Università di Bologna, è anche un politico, perché è il responsabile economico di Italia Viva. Ecco, quindi io chiederei a Maratin, e dimenticandosi per un attimo di avere dei ruoli e di responsabilità di maggioranza, ti abbiamo invitato perché sappiamo che pur nei ruoli e responsabilità politici sei anche una persona franca, e quindi questo vogliamo da te. Come vedi il post-Covid economico per l'Italia? Cosa pensi si sarebbe potuto o dovuto fare di diverso, di meglio? Cosa pensi che si sia fatto bene in questi frangenti, e dove verranno indirizzati questi fondi che tutti quanti ci aspettiamo, e quali saranno? Qual è, ecco, la cosa, la previsione da politico che ti chiederò alla fine del tuo intervento è: ce l'avremo o non ce l'avremo il ricorso a questo benedetto MES? Grazie ancora per essere intervenuto, a te la parola. Hai il mute, Luigi? Luigi, hai il mute? Eccomi, sentite? Oh, bene. Sì, ti ringraziavo per l'invito, salutavo tutti e precisavo il tuo gentile errore. Io ho l'abilitazione da 6 anni da ordinario in economia politica, ma come scatto solo da settembre, fra l'altro ancora associato, quindi l'ho preciso. Lo prendo come un augurio di una chiamata veloce, ma come sappiamo è giusto essere precisi sui titoli. Abbiamo in questo paese una talmente tanto abuso di titoli di vario tipo che non voglio parteciparvi, ovviamente. Allora, sì, hai colto il punto. Per me è abbastanza difficile scindere i due ruoli, nel senso che trattare la subottimalità della politica economica italiana è sempre complicato, soprattutto per un economista, nel senso che forse l'errore che tanti colleghi fanno è voler trasferire sic et simpliciter l'ottimalità che studiamo nei modelli economici in una situazione strutturalmente subottimale quale quella italiana. E non tutti sono bravi a gestire entrambi questi aspetti. Mi sono accorto che in realtà è quasi impossibile. Però provo come sempre, come gentilmente anche qua mi riconoscevi tu, ad essere franco e schietto. Post-Covid dell'Italia. Ma l'Italia ha operato uno stimolo fiscale inaspettato, perché se noi guardiamo è più o meno il 4,5 finora del PIL, che è uno stimolo fiscale che non è detto ci possiamo permettere, perché l'analisi di gran parte di noi, sicuramente molti di quelli che ci stanno guardando e tutti quelli che sono qui, ma al di fuori di qui, come ben sapete, era un'analisi molto poco popolare, cioè il fatto che lo spazio fiscale a nostra disposizione fosse comunque molto limitato. Perché entrando in questa crisi con un debito pubblico al 136% del PIL, così come nel 2008 ci siamo entrati con un debito molto più alto rispetto agli altri paesi, ci dava e ci dà meno spazio fiscale rispetto ad altri per rispondere al pesante shock recessivo. Tant'è vero che appunto nella crisi precedente, nel 2008, molto minore come intensità, abbiamo operato lo stimolo fiscale inferiore rispetto a tutti, proprio perché avevamo pochissimo margine fiscale. Dico che è poco popolare rispetto a tutti, compreso la politica, perché, come si sa, larga parte del
dello spettro costituzionale italiano è convinto che in realtà il vincolo di bilancio o non esista o possa tranquillamente essere aggirato. Fa paura ripetere questa frase, quindi consentitemi di ripeterlo. Gran parte dello spettro costituzionale italiano è convinto che il vincolo di bilancio non esista o possa essere aggirato con la BCE che compra l'impresa senza limiti, con chissà, con le fantasiose teorie sulla grandezza dei moltiplicatori, eccetera. Ecco, a proposito di subottimalità, ecco, della politica italiana. Ciò nonostante, lo stimolo che finora abbiamo messo in campo, il 4,5 del PIL, che poi è tutto molto in movimento, la Germania sta per approvarne un altro, però al momento ci pone nella parte alta della distribuzione dei paesi che hanno risposto con stimoli fiscali imponenti. Se questo è stato un azzardo o no, lo scopriremo solo vivendo, perché le proiezioni sul nostro debito in rapporto al PIL sono quelli che conoscete, possono essere anche significativamente peggiori, quindi su come si vivrà in un paese con un debito pubblico più vicino al 200% che non al 150% è la vera domanda di questi tempi. Non è finita qui, perché con ogni probabilità prima della pausa estiva, una pausa molto breve quest'anno per ovvie ragioni, chiederemo un ulteriore scostamento di finanza pubblica. Diciamo, ecco, cifre ufficiali sono fra i 10 e i 20 miliardi, quindi probabilmente un altro punto di PIL di stimolo fiscale, che alla fine porteranno il conto totale, appunto, fra vicino ai 100 miliardi di euro di richieste di scostamento, fra quelle fatte finora e quelle appunto in cantiere, e uno stimolo fiscale pari più o meno a 5,5 punti di PIL, che, ripeto, non era scontato dato il nostro debito. Ovviamente il controfattuale qui è difficile da individuare, cioè cosa sarebbe successo se non avessimo messo in campo tutte queste risorse a debito, ovviamente probabilmente uno scenario significativamente peggiore a questo. Quindi la domanda su come si vive nel post-Covid, la domanda che mi assilla personalmente da un po', è come si fa a convivere con un debito pubblico che, ripeto, il DEF lo stima al 155%, ma senza quest'ulteriore scostamento. Fondo monetario, se non ricordo male, lo stima al 166, insomma è probabile che alla fine ci collocheremo, ecco, non troppo distante della metà strada fra 150 e 200%, e l'unico modo per riassorbirlo, ovviamente, è quasi banale dirlo, perlomeno fra noi, è innalzare permanentemente il tasso di crescita di lungo periodo dell'economia, altrimenti quell'enorme debito difficilmente potrà riassorbirsi, anche se per fortuna gran parte di queste misure, la quasi totalità di queste misure espansive, sono one-off fino a un certo punto, nel senso che c'è anche chi accarezza il sogno di un paese che possa continuare a vivere in questo modo, nel senso, con un combinato disposto di cassa integrazione, di divieto di licenziamenti e di un'area dell'assistenza che si allarga sempre di più. Anche questo non è un segreto, che c'è una buona parte dello spettro politico che diciamo, cavalca lo smart working in senso regressivo, non come evoluzione delle modalità di lavoro per generare maggiore produttività, ma diciamo in modo un po' diverso, che non ha altra via d'uscita o ricetta che non il binomio fra cassa integrazione e divieto di licenziamento, e che fondamentalmente fa ricomprendere sotto l'ombrello statale, l'ombrello delle risorse pubbliche, tutta quella parte di economia che è entrata in difficoltà col Covid. Questo, anche questo, è uno spettro, parte del dibattito politico, perché è un'opinione che, diciamo, spero sia minoritaria, e credo sia minoritaria, ma non sicuramente banale. Quindi alcuni noi stanno cercando di far capire che il post-Covid può essere, diciamo, una prospettiva considerabile solo se si innalza permanentemente il tasso di crescita dell'economia, che, come tutti noi sappiamo, erano almeno 30 anni da prima del Covid, che aveva un significativo differenziale negativo rispetto a quasi tutti i paesi dell'Unione Europea e dell'area OCSE. Una delle cose che è stato ed è più difficile far capire è che il nostro differenziale di crescita non si spiega con una spesa pubblica più bassa,
ma si spiega con un divario di produttività che almeno dalla metà degli anni 80 è molto forte, sia produttività del lavoro che produttività totale dei fattori. Allora, cosa c'è nella risposta di politica economica che diamo, che stiamo dando, che possa permanentemente innalzare il tasso di crescita? È una domanda complicata. Il non detto è che c'è qualcuno che pensa una cosa indicibile, una cosa indicibile. Cioè che il Covid può mettere al lavoro Schumpeter, nel senso che tutta quella parte del nostro sistema industriale che stava galleggiando, stava sotto la linea di galleggiamento, con questa marea può essere spazzata via, perdonate la brutalità. E quindi c'è chi pensa che una via possa essere quella di prendere atto che dopo un meno 11 o quello che sarà di PIL, al DEF al momento continuiamo a stimare circa almeno 8% di contrazione dell'economia nel 2020, ma sarà probabilmente superiore, il Fondo Monetario stima almeno 12. Dopo un'ondata del genere, tutto quel segmento a bassa, bassissima produttività, i zombie per intenderci, possa essere diciamo espulso dal mercato, innalzando così la produttività media. Ovviamente questa via ha senso solo se i fattori produttivi che così si perdono vengono velocemente riemessi nella parte che sopravvive. Ma questo è un sogno che ci raccontiamo da tanto in Italia. E c'è chi dice c'era bisogno di uno shock del genere per riallocare quei fattori produttivi che erano immobilizzati in imprese zombie, in direzione di impieghi a più alta produttività. Io dubito che questo possa accadere, vuoi perché parte della risposta di politica economica è rivolta a salvaguardare le imprese zombie. Che sia giusto o sbagliato non ci voglio entrare, ora sto prendendo, diciamo, alla lettera l'invito a fare un'analisi economica fredda. Parte della risposta è rivolta, ripeto, a preservare le imprese zombie. In secondo luogo, dubito perché il nostro sistema da questo punto di vista non è cambiato, cioè non ha dentro di sé il meccanismo di riallocazione dei fattori produttivi dai settori a bassa produttività a quelli ad alta produttività. Non ce l'ha e la vicenda del reddito di cittadinanza lo dimostra in tutta la sua gravità. Reddito di cittadinanza che gran parte dello spettro politico invece continua a considerare la punta di diamante della risposta di politica economica. Addirittura aumentati in questi decreti con il reddito cosiddetto di emergenza, per ora temporaneo, ma che qualcuno sogna di far diventare strutturale. Per intenderci, il reddito d'emergenza è il reddito di cittadinanza dato a coloro che non avevano i requisiti del reddito di cittadinanza. E coloro che non avevano i requisiti erano solo gli immigrati con meno di 10 anni di residenza in Italia e lavoratori in nero, sostanzialmente. Quindi, se escludiamo la pur interessante e importante questione dei lavoratori immigrati, sostanzialmente il reddito di emergenza, qualora dovesse essere reso strutturale, è diciamo, l'allargamento del reddito di cittadinanza ai lavoratori in nero. Quindi ecco, il dubbio è questo, cioè anche chi di noi può essere affascinato dall'idea di usare il Covid per innalzare permanentemente il nostro tasso di produttività attraverso la riallocazione dei fattori produttivi dalle imprese spazzate via a quelle maggiormente produttive, in modo che nessuno rimanga indietro, sia chiaro, cioè senza perdere permanentemente quei fattori produttivi, altrimenti ritorniamo nel rischio di cui ci aveva ammonito Draghi nei primissimi giorni del Covid, cioè quello di perdere permanentemente capacità produttiva. Anche chi è affascinato da questa ipotesi, diciamo, deve porsi le domande su sì, ma noi ce l'abbiamo i meccanismi che possano riallocare lavoro e capitale in questo modo. E io credo che facciamo un po' fatica ad averli. Sicuramente no sul lato del lavoro, dove il fatto che la competenza lavoro sia concorrente fra Stato e Regioni rende nei fatti impossibile qualsiasi politica centralizzata in questa direzione. L'abbiamo visto con l'assegno di ricollocazione e il fallimento di quelle politiche attive, fino ad arrivare alla situazione penosa, che questa la, insomma, lo dico senza timore, dell'ANPAL,
al momento del suo presidente. Sul lato del capitale, tutti gli sforzi che erano stati fatti nella scorsa legislatura per la diversificazione delle fonti di credito dal canale bancario a canali alternativi, diciamo, fanno fatica a trovare uno loro sbocco definitivo. Quindi se stiamo mettendo le basi o meno per un innalzamento permanente del tasso di crescita potenziale di lungo periodo dell'economia nel post-Covid, è una domanda che non ha una risposta chiara, perché noi finora abbiamo speso circa 70 miliardi in termini di uscite nette. L'indebitamento netto sono 75 finora i miliardi spesi, e 70 gran parte sono maggiore spesa, a parte qualche appunto l'azione sull'IRAP e qualche altra misura fiscale. Di questi 70 miliardi noi stiamo parlando di 27 circa dati in sostegno al reddito dei lavoratori attraverso soprattutto la cassa integrazione, che fa la parte del leone anche fra questi 27, e le altre indennità una tantum corrisposte. Quindi è difficile in queste misure di pura assistenza necessarie, sia chiaro. Se non avessimo esteso la cassa integrazione in quel modo, non lo so appunto dove saremmo finiti, ma è difficile vedere in quelle risorse politiche per innalzare permanentemente il tasso di crescita della nostra economia. La verità, il non detto che nessuno ha il coraggio di dire, è che o noi troviamo nella fase post-Covid il coraggio per fare tutte quelle riforme che in 30 anni sono state considerate troppo pazze per essere fatte, oppure il tasso di crescita potenziale di lungo periodo, perlomeno tramite policy driven measures, non verrà mai fatto. E qui concludo, perché non mi avevi dato i tempi, Alessandro, ma comunque faccio un altro paio di considerazioni sui fondi europei, che era l'altra domanda che mi avevi fatto, poi mi rimetto a te per quanto riguarda l'ordine dei tempi. L'altra cosa che affascina molto... 10-15 minuti per il primo intervento, scusate. Ok, sì, faccio un altro paio di veloci considerazioni, seguendo il punto, cioè la mia ossessione è: usciamo da tutto ciò solo se innalziamo permanentemente il tasso di crescita del PIL, che però erano 30 anni che era fermo, o era perlomeno molto più basso rispetto ad altri paesi. I fondi europei. Non parlo del MES perché, come dire, ha un impiego settoriale. Sulla sanità, ovviamente, fin dal 9 aprile, che è il giorno successivo al primo Eurogruppo, io e la mia forza politica diciamo che non c'è tempo da perdere, dobbiamo utilizzarlo, ma qui in ballo c'è ben altro. Io su questo ben altro ho una premessa d'obbligo. Ogni azione in questo senso deve essere approvata all'unanimità dal Consiglio europeo. Siamo ancora lontani da quell'obiettivo, perché ci sono 4 paesi che hanno detto che non sono d'accordo, è in corso un negoziato, la presidenza tedesca e l'accordo franco-tedesco su questo punto sono un ottimo viatico, ma io non venderei la pelle dell'orso così come ho visto fare finora dei miei colleghi. Cioè, lo scenario è stato oggettivamente preoccupante. Fin dal pomeriggio in cui la Commissione europea lanciò la sua proposta, c'era gente che stava organizzando per spendere dei soldi. No, ma con aneddoti, insomma, che faccio per carità di patria, meglio non raccontare. Ecco, allora, se deve essere questo, allora ho qualche dubbio. Se invece noi ragioniamo su come utilizzarli, allora anche qua è prematura la discussione, perché non è chiaro spesa corrente, spesa in conto capitale, fondo perduto, prestiti, condizioni europee, non è chiaro. Io però lancio il cuore oltre l'ostacolo e chiudo così, con una cosa che ho già avuto modo di dire da qualche parte, che probabilmente sarà smentita nei fatti, nel senso che probabilmente non ci sarà permesso di usare le risorse del recovery fund in questo modo. Però se devo sognare, fatemi sognare. Se voi mi chiedete se dovesse concretizzarsi questa possibilità, come lo useresti? Io parlerei e parlerò forse dopo nel secondo giro, quando vorrete, dei piani di digitalizzazione, quello che volete, tutto giusto. Ma se devo sognare, io mi chiedo, tornando al punto di prima, che cos'è che ha impedito in questo paese per tanti anni le riforme strutturali? Cioè le riforme per innalzare il tasso di crescita potenziale dell'economia e la produttività. Secondo me due cose, che forse una sola. Uno è l'orizzonte di brevissimo periodo dei governi.
Cioè, le riforme strutturali, come molti di voi, tutti voi mi insegnate, hanno costi nel breve periodo e benefici nel lungo periodo. Ora, è perfettamente razionale che un assetto politico, un governo che non ha l'aspettativa di durare 5 anni, non si ingaggi in riforme strutturali. Cioè, l'assenza di riforme strutturali in Italia è perfettamente razionale dato l'orizzonte dei governi, perché nessun governo è disposto a pagare i costi economici spesso e sicuramente politici, sapendo che i benefici saranno a vantaggio di un successivo governo. In un paese in cui l'orizzonte, non solo la durata media finora, 1 anno e 1 mese, dei governi della storia della Repubblica, ma anche con l'aspettativa futura, i forward di questa situazione nei prossimi mesi e anni sono così. Nessun governo, non ci aspettiamo che ci sia a breve un governo che arriva a Palazzo Chigi e ha l'aspettativa di durare 5 anni. E questo, come dire, è un problema che possiamo risolvere solo con le riforme istituzionali, di cui ovviamente ora non parliamo. Ma l'altro motivo per cui, a mio modo di vedere, non si fanno le riforme strutturali in Italia, quelle per innalzare il tasso di crescita, eccetera, che nei prossimi mesi usciranno dall'armamentario dei liberisti a quello della realtà, perché, ripeto, non vedo altro modo per riassorbire l'enorme debito pubblico con cui usciremo dal Covid se non questo. L'altro motivo, strettamente connesso al primo, è che non si sa come compensare i sconfitti delle riforme strutturali. Non si sa come farlo. E allora, fin dai primissimi giorni di questo Recovery Fund, io ho un sogno. Io ho il sogno che parte di queste risorse possa essere utilizzato per oliare le riforme strutturali in Italia. Io faccio l'esempio che mi è già capitato di fare, per il quale ovviamente ho già ricevuto minacce, attacchi dagli interessati, da qualche stupido che si... sui taxi, ma faccio veramente l'esempio più piccolo, non è che non si sono mai liberalizzati, cioè, e qui secondo me, ecco, chi interpretava in modo un po' più ideologico l'approccio cosiddetto liberista sbagliava, nel senso che io non sono convinto che la soluzione sia domani mattina liberalizzare tutte le licenze dell'autotrasporto privato, perché c'è chi lì ha investito i risparmi di una vita. C'è chi si è comprato da poco una licenza spendendo 100, 200, 300 mila euro, poi c'è da capire come mai i prezzi variano molto a seconda delle città, 300 mila euro, e con una liberalizzazione totale tu gli azzeri il valore di quell'investimento. Io non credo sia giusto. Allora, il punto è, tu potrai liberalizzare veramente il settore dei taxi quando troverai il modo di compensare l'incumbent. Cos'è la compensazione in questo caso? I paghi il mutuo della... Non lo so, non scendiamo così tanto nei dettagli, ma... Com'è? Scusa, 2 licenze. Gli dai un'altra licenza? Sì, esatto, questa era una proposta. Questa è la soluzione. Sì, però ecco, siccome poi in particolare nel settore probabilmente si è più sensibili, diciamo, alla moneta suonante, io non lo so se lì la soluzione non sia invece intervenire direttamente sui costi che devono essere sostenuti. Poi tu dici giustamente, gliene dai 2, l'altra la può vendere in un mercato, quindi si può parlare di tutto, per carità, però quello era solo un piccolo esempio. In realtà da lì all'università, al settore formativo, alla pubblica amministrazione, alla giustizia, al mercato dei beni e servizi, le riforme strutturali non si fanno perché nessuno vuol pagare il costo one-off della compensazione dell'ex monopolista o degli ex incumbent. Allora, se io ho una fish che mi cade dal cielo, della dimensione che sarà, non voglio giocare a 170, quella dimensione che sarà, io dico, beh, insomma, possiamo spenderla per oliare quel genere di riforme. Poi guardate, l'esperienza anche qua mi smentisce, perché è in piccolo il tentativo che abbiamo fatto con la buona scuola. Con la buona scuola, ai tempi del governo Renzi, abbiamo provato a scambiare maggiori risorse, maggiori assunzioni, maggiori stabilizzazioni con riforme in senso, vi ricordate, il preside che chiama, guardate com'è finita. Quindi, come dire, mi dico da solo che probabilmente anche questa strada fallirebbe, però è anche vero che sulla buona scuola qualche errore serio è stato commesso. Quindi
la domanda tua seconda con cui chiudo, come spenderesti questi soldi, oltre alle cose che stanno dicendo tutti, il piano di digitalizzazione, le infrastrutture, dimenticando che non c'è da mettere più un euro sulle infrastrutture in Italia, perché le risorse stanziali sono talmente tante che scoppia fra un po' il bilancio e devi lavorare sulla messa a terra, ma anche queste sono cose dette e ridette. Io proverei a ragionare su quali sono quelle riforme, stante che non si risolve al momento il primo problema, cioè quello dell'orizzonte temporale dei governi, ma quali sono quelle riforme che noi non riusciamo a fare perché si arrabbiano troppo i perdenti di quelle riforme, che è una coalizione regressiva sempre molto potente anche politicamente in Italia. Allora ragioniamo su strumenti di compensazione one-off in modo da stappare quei buchi, quei tubi. Ripeto, ho fatto l'esempio stupido piccolo dei taxi per capirci, come diceva Alessandro, probabilmente invece quella compensazione non richiederebbe neanche risorse monetarie, ma io in realtà credo di sì, ma possiamo andare a settori ben maggiori, quelle dove appunto gli incumbent non avevano e non hanno alcuna intenzione di cedere le proprie posizioni di rendita, catturano la politica che è sempre più debole, man mano che andiamo avanti col tempo la politica è sempre più debole, più esposta alla cattura degli interessi, e quindi se cade una fish dal cielo, a parte che non cade dal cielo, perché l'altra leggenda che faccio molta fatica a spiegare ai miei colleghi è che non c'è arrivato appunto dal cielo, non ci arriverà forse una fish dal cielo di soldi regalati, stampati, eccetera, ma quello è debito europeo che deve essere ripagato. Ma per capirci fra di noi, ecco, sintetizziamo, se abbiamo disponibilità di risorse in questo modo, ragioniamo su un utilizzo, ripeto, un po' eterodosso, un po' strano. Chiudo con una vera provocazione e poi chiudo davvero. L'età media della PA, voi esattamente come pensate di risolverlo? Perché c'è chi ovviamente dice no, apri le porte, assumi. È ovvio che l'età media della pubblica amministrazione, tu la risolvi, più la mancanza di skills, diciamo, dovuta all'età, la risolvi solo se organizzi una grande operazione, una tantum, che ovviamente non è cosa nuova neanche essa, di fuoriuscita volontaria, anche qui compensata. Io alcuni non devi neanche compensare perché non vedono di andarsene, però ecco, vorrei allontanarmi dalle quote 100 o da tutte le quello che abbiamo visto in questi anni, ma è evidente che un'operazione di politica industriale nella pubblica amministrazione, io qui il termine lo uso volentieri, io faccio parte di coloro che quando sente politica industriale nel settore privato mette mano a tutto quello a cui deve mettere mano, insomma, anche questo è un dibattito complicato, ma invece nella PA io sono per un vero piano industriale della pubblica amministrazione in Italia che abbia un orizzonte decennale. Ed è evidente che quello lo fai con delle risorse, non con delle risorse tu dammi soldi poi ci penso io, che è il modo in cui gran parte dello spettro politico intende affrontare la PA. Più soldi, non ti preoccupare, il resto si aggiusta. Non me la vedo così, me la vedo come un piano industriale che usi soldi per compensare i perdenti in quel senso, nel senso coloro che come dire, vengono a perdere le proprie posizioni, a volte di privilegio, a volte di rendita, che sicuramente si allocano anche nella PA. Questo era e continua a essere il mio sogno, poi vedremo quando il recovery fund verrà potrà essere attuato, se tutti questi sogni verranno spazzati via dalle regole prima ancora che dalla realtà politica italiana, che con ogni probabilità si incaricherà comunque di spazzarmi via questo sogno. Bene, grazie. Quindi con i soldi paghiamoci le riforme. Sono sicuro che i notai troverebbero il modo di farti mettere questa promessa per atto pubblico in modo da aumentare una parcella. Io, diciamo, senza che si arrabbino troppo i miei amici notai, ma ritengo che siano la cosa, diciamo, la formazione più efficiente dopo i 300 spartani e le Termopili. Nessuno è riuscito a ottenere così tanto in così pochi come sono loro, quindi ho un'ammirazione sconfinata per la loro categoria. Ripigliamo adesso con Andrea Goldstein, sperando che questa volta il collegamento funzioni.
L'ho già presentato prima, comunque Dipartimento Economico dell'OCSE, responsabile per India e Indonesia, e a lui chiedo un po' una, oltre a dargli libertà di fare considerazioni specifiche, ma anche una visione un po' generale su quello, su come si sta muovendo il mondo o le varie aree del mondo. Ormai parlare di mondo è un po' ambizioso. Come si stanno muovendo le varie aree del mondo nella risposta alla crisi economica post-Covid? Ricordo 10-15 minuti a seconda adesso mi sentite adesso? Bene, sentiamo bene. Grazie. Grazie mille Alessandro, ringrazio anche l'ARCA e l'Adam Smith Society per questo invito. Come diceva Luigi, ancora più nel mio caso, non sono professore, quindi anche io faccio un downgrading, mi sembra che ci siano già abbastanza professori veri e non tanto veri in Italia, quindi mi elimino da questa categoria. Volevo rispondere a questa domanda su tre piani. Uno è quello più generale degli scenari. Il secondo, qualche considerazione sull'Italia, che è basata su un libro che sta per uscire, quindi farò anche un po' di pubblicità per un libro fatto con molti colleghi dell'Università di Bologna, quindi di Luigi. E infine un punto metodologico che penso che sia molto importante, cioè come fare per garantire che i piani di rilancio e di recovery che sono lanciati in tutti i paesi del mondo, con nessuna eccezione, siano compatibili con gli obiettivi generali e internazionali globali che la comunità si è posta nel 2018, e cioè gli Sustainable Development Goals. Prima delle considerazioni, che peraltro sono abbastanza simili a quelle fatte già da Luigi indirettamente quando evocava i numeri del Fondo Monetario, l'OCSE è estremamente pessimista, l'OCSE è di norma pessimista. Se c'è un po' un continuum nelle previsioni tradizionalmente con la Banca Mondiale e le banche di sviluppo che sono più ottimiste, il Fondo Monetario che è un po' più pessimista e l'OCSE che è di solito più pessimista, e il problema è che spesso e volentieri ci azzecca, quindi speriamo che non sia il caso in questa volta, però temo che lo possa essere. L'OCSE nelle previsioni che sono state pubblicate un mese fa, inizio di giugno, essenzialmente vede due scenari possibili, a cui non attribuisce per il momento nessuna probabilità differente, cioè una in cui lo shock e il lockdown a cui abbiamo assistito tra marzo e inizio maggio, che perdura in alcuni paesi, sia però una misura che non si ripete perché si trova comunque con qualche tipo di soluzione alla diffusione ulteriore della pandemia, e un secondo scenario in cui invece ci sia un secondo lockdown, probabilmente più mirato, più ridotto dal punto di vista sia della durata che delle aree geografiche coinvolte, ma in ogni caso un secondo lockdown in autunno. Personalmente siamo diventati tutti dei grandi esperti di epidemie e di un sacco di cose, quindi i miei due cents, anzi un cent, è che i segnali che provengono dai paesi dell'emisfero sud, e quindi sono effettivamente in questo momento in inverno, e soprattutto quelli dall'Australia, che è un paese che aveva apparentemente gestito molto bene l'emergenza della loro primavera, i segnali che arrivano da lì sono abbastanza preoccupanti, che quindi ci sia questo rischio di una seconda wave di diffusione ulteriore dell'epidemia, che chiamerà poi un tipo di risposta che per l'appunto potrà essere più mirata, quindi meno generale, ma in ogni caso sarà un elemento negativo ulteriore per l'economia. Con questi due scenari i numeri sono comunque estremamente negativi, anche in quelli in cui il grosso è già successo, e ancora peggiori sono nel caso in cui ci fosse una seconda lockdown di nuovo, più leggero. E l'Italia da questo punto di vista non è il paese che se la cava peggio, perché comunque le cifre sono abbastanza simili per l'Italia, per il Regno Unito e per la Francia, quindi tre paesi con una struttura economica relativamente simile, ma con delle risposte sia di politica di emergenza che di politica economica che non sono state esattamente le stesse, ma con dei risultati in termini di appunto crescita, o per meglio dire decrescita, recessione simili. Va detto che soprattutto in Francia ci sono dei segnali che sono leggermente più ottimisti rispetto a quelli iniziali. La Banque de France l'altro giorno ha detto che forse
la recessione, posto che essere del 12%, potrebbe essere del 10%, quindi comunque ovviamente la recessione più profonda nella storia moderna del paese, sicuramente la più profonda dalla spagnola nel 1918-19, ma comunque un po' meglio del previsto. Speriamo che anche questo sia vero per l'Italia. Dal punto di vista delle aree del mondo, beh, qui direi che le previsioni dell'OCSE sono abbastanza concordi nel dire che l'Asia è la regione del mondo che se la cava meglio. Se la cava meglio per motivi diversi, sia perché è stata la prima a reagire, la prima a subire e anche la prima a reagire, e l'ha fatto in maniera che si è dimostrata più positiva e più efficace, per motivi che hanno a che vedere in parte con la cultura, ma in parte poi con l'implementazione delle politiche. Sempre con dei caveat, perché di nuovo vediamo il caso della Corea del Sud, un paese che era riuscito a risolvere, o anche della città di Tokyo, che ci sono un aumento di nuovo del numero dei casi, anche se stiamo parlando di casi, molti pochi casi rispetto all'Europa. L'Europa, per l'appunto, è in realtà in recessione ovunque, con forse l'eccezione relativa, cioè quindi sicuramente una recessione ma meno drammatica nel caso dell'Europa dell'Est. Quello interessante, di nuovo, se uno guarda le cose con un po' di distacco, anche se stiamo vivendo una tragedia tale che è difficile prendere lo sguardo dell'analista, ma comunque facendo un'eccezione, come dire, morale, quello che è interessante è notare come i paesi, che gli effetti di questa crisi siano abbastanza uguali indipendentemente dalle politiche di contenimento che sono state adottate. Quindi paesi come la Svezia, l'esempio forse appunto più lampante è quello della Svezia e della Danimarca, che hanno scelto due strade abbastanza opposte, con degli esiti economici che alla fine sono più gravi nel caso della Svezia. Quindi nel dibattito che sicuramente si accenderà prima o poi sulla opportunità delle misure di contenimento che sono state adottate, che in Italia sono state particolarmente severe, penso che bisogna prendere appunto uno sguardo più generale. Se guardiamo non tanto alle aree geografiche ma ai livelli di reddito, il problema principale ovviamente, al di là della crisi che stanno vivendo le società occidentali e di nuovo l'Europa in particolare, il problema principale è che i progressi che sono stati fatti negli ultimi 20 anni e che sono stati fatti anche dopo la crisi, nell'ultimo decennio dopo la crisi finanziaria ed economica globale, nella riduzione della povertà, si stanno dimostrando estremamente fragili. Ora, lo erano perché poi ovviamente come contare, come quantificare la povertà e quindi il numero dei poveri è tutta una questione metodologica molto complessa, quindi quando si dice i poveri sono diminuiti poi bisogna andare a vedere un pochettino i numeri e le cifre nel dettaglio. Quello che è sicuro è che una parte importante di quelli che erano, di coloro che erano usciti dalla situazione di povertà, lo avevano fatto al margine, quindi erano comunque in situazione di forte vulnerabilità e quindi sono ricaduti nella povertà. Ma anche quelli che erano già abbastanza al di sopra di questa soglia di vulnerabilità stanno subendo le conseguenze della crisi, perché al di là del numero aggregato sono gli effetti redistributivi che ci interessano anche e che appunto mettono in una situazione di fragilità, soprattutto in un paese come l'India, per esempio, dove comunque vivono. Non dimentichiamoci che se da un lato è vero che i BRIC in particolare, gli altri grandi paesi emergenti hanno ridotto la povertà, comunque tuttora il grosso della povertà si trova in questi paesi, in India in particolare, ma anche in Cina, perché i numeri ovviamente della popolazione sono grandissimi. Quindi il quadro è abbastanza negativo e ovviamente ha delle implicazioni per un paese come l'Italia, che negli ultimi 10 anni più o meno è cresciuta quel pochissimo che era riuscita a crescere grazie alle esportazioni. Quindi i mercati mondiali sono in tensione, lo vediamo appunto nei numeri dell'importazione e del commercio per tutte le grandi aree geografiche, li vediamo nei numeri di alta frequenza sui shipment, sul traffico nei principali porti del mondo. Quindi questo è un elemento negativo e qui appunto inizio a rilacciarmi a quello che diceva Martin sull'Italia. L'Italia ovviamente è un unicum nella misura in cui è l'unico paese che non aveva dei grandi paesi del G20, è l'unico paese che non aveva ancora recuperato prima della crisi i livelli di reddito precedenti alla precedente crisi. Quindi è un paese che vive da ormai 15-20 anni con una caduta tendenziale del tasso di crescita potenziale per i motivi che sono stati evocati, e in particolare due motivi penso che sono tra di loro in parte collegati. Uno è un problema di competenze in tutti i sensi, che vanno dalle competenze di base,
come l'analfabetismo funzionale, che comunque riguarda un sacco di italiani, a competenze manageriali. Ci sono studi che dimostrano che in Italia le competenze manageriali sono molto più basse che in altri paesi, quindi è distribuito su tutta la società questo problema delle competenze. Il problema delle competenze è aggravato nella transizione al digitale dal fatto che per l'appunto in Italia l'accesso alle tecnologie digitali e le competenze per utilizzarlo sono estremamente fragili e non hanno registrato i tassi di crescita e di miglioramento che hanno registrato in altri paesi. Il secondo punto, di nuovo, che già evocava Martina, è quello dell'allocazione delle risorse, quindi abbiamo un problema sia di disponibilità di risorse che di allocazione, e di scarsa capacità di redistribuirla dalle imprese meno efficienti a quelle più efficienti, dai settori meno produttivi e con prospettive di crescita più deboli a quelli che invece sono i settori del futuro. Il settore del futuro ovviamente c'è un margine di rischio, non sappiamo prima, però possiamo pensare che alcuni settori siano effettivamente quelli che domineranno l'economia del domani, in cui l'Italia non è tanto in realtà completamente assente, ma non riesce a far crescere le sue imprese. Quindi abbiamo una coda lunga di zombie, come diceva Malattini, e abbiamo una coda molto corta di imprese alla frontiera tecnologica mondiale, che però esse stesse crescono relativamente poco. È anche vero che in questa crisi abbiamo visto di nuovo i fenomeni di campioni, che sono spesso evocati in Italia, che effettivamente sono un po' più che pochissimi, non sono mai sufficienti, ma abbiamo visto effettivamente dei casi anche di imprese che sono andate sul mercato internazionale, sul mercato dei capitali, come è stato il caso recentemente con un'impresa di Bologna che lavora nel campo del medicinali e del equipaggiamento medico, che ha fatto il secondo IPO più grande in Europa nel primo semestre. Come dicevo, c'è un libro che uscirà alla fine del mese che si chiama, il titolo sexissimo è The Italian Economy After COVID-19, che è curato insieme a Giorgio Bellettini, il direttore del Dipartimento di Economia di Bologna, e che spero che ci sarà l'occasione di presentare, e che guarda un pochettino a quello che è stato sia l'impatto immediato della crisi in diversi ambiti di politica economica e più generale di vita dell'Italia e dell'economia italiana, e la risposta di policy, quindi giudizio sulla loro adeguatezza, sia nell'identificare un pochettino quelle che sono le priorità, a nostro avviso, ovviamente è un lavoro scientifico, non è un lavoro politico, ma guardando a quelle che dovrebbero essere le priorità da adottare, proprio perché i soldi, a parte che, come diceva di nuovo Martino, i soldi sono un problema fino a un certo punto, perché l'Italia sappiamo essere un paese che ha difficoltà a spendere, per esempio, i fondi strutturali, quindi il problema dei soldi è un problema molto relativo. Il problema tutta più è che i soldi vadano nei posti giusti, ovviamente, che poi vengano spesi, e arriverà questa manna, che non è una manna dei fondi europei, nel quadro del Next Generation Europe. L'importante è essere pronti a utilizzarli bene e soprattutto in un contesto di coerenza delle politiche. E qui arrivo all'ultimo punto che volevo evocare, e cioè la necessità di continuare, o anzi di rafforzare l'integrazione delle politiche economiche con gli obiettivi di sviluppo sostenibili, gli SDGs. Sono questioni che apparentemente sono molto retoriche, molto politiche, molto burocratiche, ma che in realtà sono l'espressione comunque di una volontà collettiva, così come erano stati i Millennium Development Goals, che hanno giocato un ruolo molto importante nel mobilizzare le risorse sia finanziarie che non finanziarie per la riduzione della povertà nei primi 15 anni del secolo. Il sostegno del Development Goals sono diversi per un aspetto fondamentale, cioè che si applicano a tutti i paesi del mondo, laddove i Millennium Development Goals erano soltanto per i paesi poveri, quindi ovviamente anche l'Italia e gli altri paesi europei. E penso che sia molto importante che nella riflessione che verrà fatta di tipo politico, sia politico che di policy, su come uscire e come rinacciare auspicabilmente l'economia italiana, si arrivi a allineare le politiche con gli SDGs. E senza entrare nel dettaglio, perché poi diventa un po' noioso, volevo soltanto evocare alcuni principi di ordine generale.
Il primo è proprio quello di utilizzare le lenti della Policy Coherence for Sustainable Development, come la chiamiamo all'OCSE, nella definizione dei piani nazionali di recupero. Quindi questo vale per l'Italia come vale per altri paesi. Altri paesi hanno già integrato molto di più questo tipo di considerazioni nelle loro politiche economiche, sono di solito i paesi che in questo momento sono considerati frugali, ma che sono molto virtuosi da altri punti di vista, e parlo dei paesi scandinavi, dell'Olanda in particolare. Una seconda cosa estremamente importante è di passare dall'integrazione di questi principi di ordine generale nelle definizioni delle politiche di ordine generale, poi però trasladarlo nel momento dell'attuazione delle politiche, e qui in particolare nelle politiche di appalti, che ovviamente nei prossimi anni saranno gigantesche le politiche di appalti pubblici in Italia come negli altri paesi, ed è importante che vengano appunto utilizzati questi principi di ordine generale, ma che sono appunto oltretutto permettono anche una comparabilità attraverso i paesi, un benchmarking e una circolazione di best practice. Un terzo elemento, di nuovo, che sembra burocratico, ma poi nella prova dei fatti è quello che fa la differenza, è la coordinazione, il coordinamento delle politiche a livello di governo tra i diversi ministeri, i diversi enti. Questo è un problema che in Italia abbiamo vissuto anche nel corso dell'emergenza pandemia, quella della coordinazione dei diversi ordini di governo, sia a livello orizzontale che ancora di più a livello verticale, con il decentramento un po' all'italiana che è stato adottato. Okay. È importante tenere questo come un punto saldo ed evitare appunto che si finisca per spendere i soldi in maniera scoordinata, poco efficace e addirittura da dare a poi aprire il fianco a degli elementi di corruzione. E da questo punto di vista l'ultimo elemento importante è ovviamente fin dall'inizio introdurre quella che ahimè in Italia esiste solo in maniera episodica, e cioè una politica, una strategia di valutazione delle politiche pubbliche. È un punto debole dell'Italia tradizionalmente, sia nell'analisi ex ante che in parte nell'analisi ex post. Tra l'altro poi il paradosso che è un paese come l'Italia dove ci sono fior di specialisti per esempio della cost benefit analysis che poi viene realizzata non sempre e spesso poi viene strumentalizzato o quanto viene interpretato in maniera strumentale. Quindi io penso che sia questo naturalmente necessario che si faccia questo quanto prima, proprio perché, di nuovo tornando al caso dell'infrastruttura, Corrado Passera nel suo articolo su Financial Times della settimana scorsa mette bene in evidenza la necessità di investire in infrastrutture, però poi ci sono infrastrutture e infrastrutture, ci sono posti e posti dove fare questo. In Italia c'è sicuramente bisogno di più infrastrutture, penso che Marattini dicesse che non c'è bisogno necessariamente di più soldi, ma più infrastrutture, insomma basta vedere quello che sta succedendo in Liguria in questi giorni, è abbastanza evidente che c'è bisogno di più e di migliori infrastrutture, però bisogna appunto essere capaci di programmare questi investimenti e soprattutto garantire di nuovo una coerenza e una compatibilità degli obiettivi. Spero di essere rimasto nei tempi. Sì, diciamo con qualche esondazione, ma va bene, poi recuperiamo alla fine, quindi va benissimo. Grazie, diciamo il quadro che hai delineato è molto chiaro. Una cosa così detta per inciso tra il serio e il faceto, fra tutte le cose che ha fatto, quindi facendoci ammazzare dalle risate Toninelli, l'unica cosa che come dire aveva un qualche senso, anche se fatta in modo strumentale, però lasciamo perdere le ragioni, è stata la valutazione, l'analisi costi-benefici per la TAV, nel senso che dimentichiamoci per un momento se fossimo d'accordo con i risultati o meno, però poteva essere una buona occasione, essendo su un tema così dibattuto e così via, perché questa diventasse la prassi operativa sempre. Forse Luigi Marattini è l'unico che ce lo può dire, io
non ho traccia che sia successo molto spesso per altre grandi opere di quelle di cui si parla, però insomma la speranza è sempre l'ultima a morire. Adesso io vorrei dare la parola a Corrado Passera, che ha una triplice esperienza significativa come banchiere, come persona delle istituzioni e come imprenditore, perché adesso è vero che continua a fare il banchiere, però fa il banchiere imprenditore, che è una cosa diversa rispetto a fare il banchiere manager, mettiamola così. E proprio così. Sicuramente, diciamo, ci aspettiamo da lui un'analisi su come il sistema bancario e finanziario che dovrebbe rappresentare le vene e le arterie della nostra economia possa far scorrere in modo efficiente e produttivo questo sangue che dato dal denaro che sta per arrivare, come possa poi, visto anche quello su cui diciamo, si è specializzata la sua banca, su come possano essere resi efficienti anche i meccanismi bancari di gestione di uno dei grandi macigni che abbiamo, cioè gli NPL, gli UTP, che sono quelli che una volta si chiamavano sofferenze e incagli, che adesso vengono chiamati in modo così, con gli acronimi all'americana. Quindi il sistema bancario e finanziario che è spesso sotto attacco, però sono come gli amori impossibili, non posso stare con lui, ma non posso fare a meno di lui. Il sistema bancario e finanziario esiste ed ha un ruolo importantissimo. Quindi su quello ci aspettiamo tutti un'analisi da parte di Corrado Passera, ma vista anche la sua esperienza di persona delle istituzioni, di governo, di politico, anche come dire, un insight particolare dal punto di vista anche del ruolo che giocano le istituzioni. Pensiamo al ruolo che ha assunto nella nostra vita economico e sociale e politica la Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea ormai è diventato un centro decisionale superiore probabilmente anche a quello della Commissione Europea. Ecco, quindi insomma, pane per i suoi denti, qui ce n'è veramente quanto ne vuole e quindi gli lascio volentieri la parola, ringraziamo. Giuro che sto nei tempi, però una parola, come avevamo concordato anche sul tema come usare i soldi europei, ci voglio... No, ma certo, perché, quando io parlavo delle vene che fanno scorrere questi, delle arterie che fanno scorrere questi soldi, a quello mi riferivo. Certo. Però non riuscirei a cominciare a parlare se non rispondessi alla tua giusta osservazione sul tema costi-benefici. Quando siamo riusciti a fare passare, approvare, finanziare la TAV, ci siamo riusciti perché un lavoro profondissimo di costi-benefici, ma fatto seriamente, non come quello che è stato fatto da Toninelli, era stato fatto, aveva portato delle modifiche, aveva portato, per esempio, a praticamente portare a zero il consumo di un nuovo territorio. Ecco, per cui non è vero, hai ragione, che molto spesso non viene fatta questa analisi. Però ricordo che nelle 100 opere che erano state durante il nostro periodo approvate e anche approvate, sbloccate, rimesse in moto, non solo c'era il costi-benefici prima, in buona parte, soprattutto per quelle super enormi come TAV e TAP, ma c'era poi un'altra cosa che si è persa. Queste opere devono essere messe in monitoraggio pubblico continuo. Cioè ciascuna di quelle 100 opere finanziate e sbloccate era su un sito Cantieri Italia e ogni 3 mesi il Ministero spiegava come andavano avanti, se si erano fermate per quale ragione e come venivano usati i soldi. Non è inutile dire che è durata pochi mesi
dopo la mia uscita, questa abitudine di render conto di come i soldi venivano usati. Allora, sul tema, prima di arrivare alle banche, appunto un accenno al tema cosa serve alle imprese, cosa può fare l'Europa. Qui la divido in due e parlo di Europa bilancio attuale, ma Europa invece federale, perché anche l'articolo a cui accennava Goldstein, secondo me sta diventando una cosa di cui non possiamo più non parlare. Cioè, noi stiamo sottovalutando la crisi che abbiamo davanti a noi, stiamo sottovalutando la debolezza prospettica dell'Europa e stiamo anche sottovalutando invece quello che potremmo fare come Europa. Ma prima con ordine. Cosa possiamo fare con i soldi che arriveranno? Ipotizzando che arrivino, tutto da tra l'altro definire. E come diceva Marattino, non sappiamo neanche bene che come potremmo utilizzarli. Ma partiamo da cosa servirebbe. Cosa serve alle imprese oggi? Alle imprese oggi, per rimettere in moto la nostra economia, servono quattro cose. Serve, e questo ci vorrà tempo, è inutile illudersi, velocità decisionale della pubblica amministrazione e della giustizia, e quindi nel breve non succederà niente. Potrebbero servire enormemente nel breve termine incentivi ai comportamenti virtuosi. Noi abbiamo delle leggi già fatte, che hanno funzionato, che basterebbe finanziare di più per avere degli effetti enormi e immediati sull'economia. Mi riferisco, per l'innovazione, all'industria 4.0, per la patrimonializzazione delle imprese all'ACE, per le assunzioni all'apprendistato e a tutti i benefici fiscali per aggregazioni e fusioni. Questo senza esborso immediato, ma con immediato effetto, l'abbiamo già visto in altre occasioni, potrebbe essere. Terza cosa, le infrastrutture. E questo lo dico perché adesso se ne è parlato. Ne sono state menzionate 130 sulla mobilità, parte di queste opere non sono finanziate, mancano, da quel che ho capito, 60-70 miliardi per coprire quello che è previsto, e quindi sicuramente i soldi europei una parte li metterei per coprire tutti quelli più urgenti di questi progetti di mobilità, e all'interno della mobilità non possiamo fare di tutte le erbe un fascio. Per me ferrovie, intese come permettere di raggiungere il sud, centri metropolitani e alta velocità in tutta Italia, sono cose fattibili velocemente, che sappiamo come fare e dove mettere i soldi velocemente potrebbero creare una catena lunga di benefici. Ovviamente non bastano le infrastrutture di mobilità, servono moltissimo quelle legate, diciamo genericamente, alla digitalizzazione del paese. Poi alle imprese, oltre alla velocità decisionale, gli incentivi, le infrastrutture, serve una comunità serena intorno a loro, lo dico come titolo un po' idealistico, e questo è fatto di scuola, di sanità e di gestione delle povertà. Sulla scuola parlerà molto meglio di me poi, sull'istruzione, diciamo, resta. Sulla sanità effettivamente dall'Europa potrebbero arrivare dei soldi importanti ed è molto sbagliato anche solo ipotizzare di non utilizzare i soldi del MES avendo raggiunto un livello di condizionalità del tutto accettabile. E gestione della povertà, noi dobbiamo prepararci a un impatto pazzesco, perché finiti i risparmi e finita la cassa integrazione noi avremo un autunno molto molto freddo. Ecco, e qui stiamo ancora parlando dei soldi dell'Europa attuale, del bilancio, del modo attuale di operare dell'Europa, cioè di rimescolamento dei soldi nazionali. Ne mandiamo un po' a Bruxelles e Bruxelles ridistribuisce. Ecco, secondo me adesso è venuto il momento, se veramente vogliamo essere seri, se non vogliamo vedere il progetto europeo decadere, se non vogliamo vedere l'Europa schiacciata tra i vasi di ferro come vaso di coccio, e se vogliamo usare le nostre potenzialità, è il momento degli investimenti federali. Gli investimenti federali non sono investimenti dove l'Europa dà i soldi ai singoli paesi, sono investimenti che l'Europa fa in quanto Europa, che sceglie, seleziona, gestisce e finanzia a livello europeo. Stiamo sdoganando gli Eurobond, evviva, viva Merkel e viva Macron e anche la von der Leyen che hanno spinto in questa direzione. Abbiamo degli investimenti che solo a livello europeo possono essere fatti, così come sono fatti a livello federale americano o a livello di continente cinese,
ecco, che sia che sono nelle infrastrutture, che sono nei progetti di ricerca, che sono nelle grandi commesse che mettono in moto interi settori e possono dar vita a campioni globali come è stato Airbus, e dove noi possiamo crearne parecchi altri in altri settori, oppure semplicemente per spingere e velocizzare la transizione europea. Ecco, questo è il momento di dotarci di strumenti federali, non per gestire l'intera economia, ma per fare un programma specifico molto consistente di investimenti che solo a livello europeo possono essere fatti, e nessun paese singolo può mettere a disposizione quei soldi, ma comunque sarebbero investimenti che sono cross border, che sono continentali, che si giustifica una rete di alta velocità europea, o lo fanno tutti o non è l'alta velocità europea. Ecco, qui c'è uno spazio enorme, e siccome nei prossimi anni e decenni si competerà tra civiltà, diciamo tra modelli sociali ed economici e non solo tra modelli economici, l'Europa ha una grande opportunità. Però secondo me la sottovalutazione dei rischi che abbiamo davanti a noi, e anche delle opportunità nel senso della strumentazione che l'Europa potrebbe avere per fare un salto in avanti, secondo me meriterebbe un'attenzione anche della pubblica opinione e della classe dirigente ben diversa. Ultimo punto, per stare nei tempi, rapporto banca impresa alla luce di quello che sta succedendo. A me è capitato di lavorare in altre banche che ben si sono secondo me comportate. Noi abbiamo voluto creare una banca che facesse quello che le altre banche non fanno, che nel nostro paese sono tre, sostanzialmente quattro cose, tre legate al mondo delle piccole e medie imprese. La prima cosa è finanziamenti alla crescita, progetti ambiziosi di aziende che magari non hanno ancora il rating AAA, ma che hanno forza di essere secondo noi finanziati. Quindi finanziamento alla crescita di piccole e medie imprese. Finanziamento alla ristrutturazione di piccole e medie imprese, perché ci sono tantissime imprese che hanno fatto degli errori, che hanno avuto dei problemi, ma possono essere rimessi in moto, e questi sono il grande mondo che tu accennavi prima degli UTP, cioè degli incagli, cose che le banche tradizionali, anche per delle regole sbagliate, tendono a buttare fuori, perché gli UTP, cioè aziende in difficoltà ma ancora vive, vengono accomunate nella legislazione della normativa, soprattutto a livello europeo, vengono considerate degli NPL. Cioè le regole che ci sono sul calendar provisioning, sugli accantonamenti di capitale, trattano nello stesso modo le aziende ancora vive, going concern, dalle aziende morte, going concern, che sono gli NPL, i bad loans, le sofferenze. Ecco, questo è un errore gravissimo e può costare enormemente in termini di occupazione, in termini di crescita a paesi come l'Italia. Noi comunque abbiamo deciso di dedicarci soprattutto a individuare questi potenziali nascosti di aziende in difficoltà, ma che possono essere rimesse a posto, anche comprandole da altre banche, per riportarli a performing. Poi, sempre nel mondo delle piccole e medie imprese, noi invece di vendere, compriamo corporate NPL, anche lì, perché in molti casi ci sono ancora dei pezzi che valgono, dei rami aziendali che hanno un valore e possono essere valutati e rivalutati. Sul fronte del, questo è tutto fronte diciamo dell'attivo, sul fronte del passivo, banca diretta, servizi digitali, anche questo è un'area che avrà grande sviluppo e che Covid ha semplicemente accelerato. Dico queste cose perché vengo al punto del e quindi. Allora, dal punto di vista normativo, se devo fare una proposta, dobbiamo a livello europeo, tutti dicono di sì, ma poi di fatto quando escono degli aggiornamenti della CRR, cioè della normativa sulle banche, non si fa differenza tra aziende in difficoltà vive e tra aziende in difficoltà morte, e non si incoraggia chi si impegna per aiutare le aziende in difficoltà a tornare indietro, e ne avremo a tonnellate, cioè in funzione di Covid, in funzione dei prossimi mesi, noi avremo dei potenziali UTP che diventerebbero quasi automaticamente NPL se non ci saranno tanti limiti e se non si cambierà la norma tra going concern e gone concern. Secondo, certo, per fare questi investimenti in banca bisogna applicare tecniche nuove, tecnologie nuove, bisogna avere skills che tipicamente in banca non si sono più ottenute. E questo è anche il bello, cioè io vedo come futuro
nel settore bancario, che è totalmente ridisegnato in funzione di tecnologie digitali, nuovi entranti, politiche monetarie, regole di vigilanza, il venir meno del modello di banca universale, soprattutto se di piccola e media dimensione. Vedo i grandi gruppi che rimarranno ovviamente perché investiranno tonnellate di denaro in innovazione, ma vedo questi nuovi animali che chiamo banche di nuovo paradigma, che sono banche specializzate che sanno applicare e sanno utilizzare skills che vengono da altri settori. Noi abbiamo le nostre 500 persone, vengono da 150 aziende diverse, di 14 industrie diverse, perché per fare piani industriali di questo tipo ci vuole gente che viene, ma non solo, comunque si dà credito solo dove ci sono dei tutor, cioè delle persone che vengono da quel settore, che ti aiutano a fare business plan. Quindi è un po' un ritorno in parte al passato, al credito industriale di alcuni decenni fa, portato però in un mondo nuovo, con tecnologie del tutto nuovo che vengono dalle tecnologie digitali, eccetera. Credo di essere riuscito a rimanere in mezzo nei tempi che mi avevi dati, poi semmai al secondo giro ritorniamo su alcuni dei temi interessantissimi tirati fuori sia da Maratin che da Costa. Grazie Corrado, non avevo dubbi che avresti spaziato su cose che poi sono quelle della, diciamo, microeconomiche, ma no, per chi ha la mia formazione, la microeconomia è quasi più importante della macro. Adesso abbiamo appunto parlato di infrastrutture, ce ne sono tante in programma, e Renato Ravanelli, che è l'amministratore delegato di F2I, dopo essere stato amministratore delegato di una importantissima utility italiana, e ha nella sua missione quella di investire in infrastrutture. E F2I è uno dei più grandi fondi italiani, se non il più grande, adesso non vorrei, però dicendo uno dei più grandi non sbaglio di sicuro. Uno dei più grandi fondi italiani, è presente in moltissime infrastrutture, e quindi Renato Ravanelli è in una posizione diciamo privilegiata, non solo per giudicare lo stato delle infrastrutture in Italia, infrastrutture fisiche, ma anche per come dire, stimolarci un po' su quali sono quelle infrastrutture che portano valore aggiunto. Non è poi difficile, un'infrastruttura sulla quale nessuno investirebbe, facevamo quando abbiamo chiacchierato l'altro giorno prima di questa conferenza con lui, diciamo, la solita autostrada Pescara-Viterbo, dove ci passerebbero tre automobili, l'autostrada a quattro corsie Pescara-Viterbo, certo un'infrastruttura, chi può dire di no, ma serve la Pescara-Viterbo a quattro corsie. Quindi, oltre a una panoramica, a capire quali sono in questo momento sperabilmente di ricostruzione economica, i sentimenti degli investitori sul dove investire, sul dove puntare. Pensiamo alcune infrastrutture come gli aeroporti, come sono state colpite dalla Covid. Poi è stato un qualche cosa di molto sbilanciato, alcune cose sono state colpite come mazzate molto più di altre. Quindi oltre a questo, anche come si valuta, cioè cos'è che dà valore aggiunto a un'infrastruttura e cos'è che invece diventa cattedrale nel deserto. Quindi sono due aspetti, due facce della stessa medaglia. Ringrazio Renato Ravanelli per la sua partecipazione e gli do la parola. Grazie Alessandro, grazie per l'invito. Io parto magari dal punto con cui, diciamo, ha iniziato forse il suo intervento il professor Maratin, cioè il tema della produttività in Italia. E in effetti, come dire, questo è lo snodo, mi sembra siamo un po' tutti d'accordo che è il grande problema del paese. E se guardiamo alle infrastrutture,
insomma, sappiamo tutti che le infrastrutture sono, diciamo, una delle componenti abilitanti per il livello di produttività del paese e quindi anche per il suo livello di produttività. No? Allora, forse la prima domanda da farsi è: vabbè, ma qual è lo stato delle infrastrutture in Italia? Cioè, qual è il punto di vista, diciamo, qual è il nostro punto di vista come FVI e quindi conseguentemente come agiamo? Ma io forse, ecco, diciamo, siamo, il nostro pensiero forse è un po' fuori dal coro, da quello che comunemente si pensa. Cioè, noi siamo abbastanza convinti che il livello infrastrutturale dell'Italia è un buon livello, cioè il paese è un, come dire, è infrastrutturato. Quello che pensiamo che manchi a questo paese relativamente alle infrastrutture, quindi diciamo all'abilitazione anche del, diciamo, della produttività del sistema economico, è che molto spesso le infrastrutture esistenti, non vuol dire che ne manca, che non ne mancano, certamente ne mancano, ma le infrastrutture esistenti hanno livelli di efficienza e di qualità non adeguati. Cioè, questo è un punto, secondo me, molto importante. No? Si parla sempre, bisogna fare tante infrastrutture, apriamo i cantieri, diciamo in un'ottica, chiamiamola keynesiana, però forse non si pensa a quello che abbiamo. Quindi questo è un punto abbastanza importante. Evidentemente, se questa cosa fosse vera, ha conseguenze anche in termini di policy, no? Quindi quanto dobbiamo spendere, quali nuove infrastrutture bisogna fare e soprattutto che cosa bisogna fare sulle infrastrutture esistenti. E sappiamo bene che uno dei temi fondamentali di queste infrastrutture è anche, come dire, lo stato di manutenzione, ma dopo ne parliamo, perché qui si apre un tema. Allora, vorrei, diciamo, approfondire questi aspetti partendo dal primo, dire, è vero che è così, cioè il paese è infrastrutturato ma soffre di scarsa qualità nella gestione di queste infrastrutture, nelle efficienze. Seconda cosa, se è così, perché? E terza cosa, cosa fa F2I veramente? Allora, partendo dal primo tema, è vero questa cosa. Allora, qui ho avuto occasione di guardare recentemente questo studio che fa il World Economic Forum ogni anno, che si chiama Global Competitive Report, che diciamo, cioè, esiste nel 2019. Che cosa fa questo studio? Sostanzialmente misura il livello di competitività e confronta il livello di competitività di 141 paesi al mondo, quindi è un'analisi da questo punto di vista abbastanza interessante. E lo fa analizzando un numero di parametri molto elevati, parametri che, diciamo, gli studiosi ritengono siano parametri fondamentali per influenzare la produttività e quindi la competitività. Questi parametri sono raggruppati in quattro cluster. Qua è interessante, in effetti, se avessimo tempo, andare a vedere e confrontare l'Italia con il resto del mondo. Allora, un cluster è quello del capitale umano, quindi diciamo il livello di salute della salute fisica dei suoi abitanti, il sistema scolastico e la scolarizzazione. Il secondo cluster è quello dei mercati, quindi la struttura e l'apertura di questi mercati. Poi c'è la capacità innovativa e il quarto cluster, addirittura il primo in quanto fattore abilitante, è quello, diciamo, è una serie di fattori. Tra i fattori abilitanti ci sono, cioè il sistema istituzionale, la qualità del sistema istituzionale, la diffusione dei sistemi di telecomunicazione, la capacità di comunicare, di trasmettere dati, altro tema fondamentale per il nostro paese, la stabilità macroeconomica e le infrastrutture. Quindi le infrastrutture in effetti sono definite come fattore abilitante per la produttività e la competitività. Qual è il risultato dell'analisi che fa il World Economic Forum? Beh, l'Italia, pur essendo l'ottava economia per dimensione del PIL a livello mondiale, a livello di competitività è al primo posto. Ben dietro i paesi hanno vicini, ben dietro alla Germania, all'Inghilterra, alla Francia, ma questo lo sappiamo. Ecco, la cosa che è interessante però è che all'interno appunto dei vari parametri le infrastrutture, diciamo l'Italia sulle infrastrutture guadagna posto, è al 18° posto. Quindi diciamo, questa è una cosa interessante. Uno dice, beh vabbè, allora siamo abbastanza tranquilli a posto. Beh, in realtà non è così. Se si va dentro nell'analisi di quel parametro, cioè il parametro delle infrastrutture, si vede che c'è una differenza pazzesca tra la misura dell'infrastrutturazione del paese, direi adeguata, la buona, il livello di qualità e di efficienza di queste infrastrutture, dove l'Italia scende ben sotto il 50%.
Quindi uno dei temi fondamentali è in effetti questo, qualità e efficienza delle infrastrutture. Quindi il paese ha infrastrutture, evidentemente ne servono delle altre importanti, però quelle che ha non hanno qualità, non hanno qualità e non hanno efficienza adeguata. Allora, forse diciamo, il secondo passaggio è, perché accade questo? Ma noi riteniamo ci siano sostanzialmente tre temi. Il tema è, diciamo, all'ordine del giorno del dibattito, è il tema della manutenzione di queste infrastrutture. Quindi in questi anni evidentemente lo stato di manutenzione di queste infrastrutture non è stato adeguato e quindi qua c'è molto da fare, anche pensando in termini di interventi di spesa pubblica. Bisogna intervenire per migliorare la qualità e il livello di manutenzione e anche di sicurezza. Poi noi pensiamo che ci siano due temi importanti. Uno è, diciamo, i comunisti direbbero, la struttura del settore lato offerta, cioè il paese soffre di una frammentazione troppo elevata nella gestione delle infrastrutture. Ci sono troppi operatori che gestiscono queste infrastrutture, quindi non vengono valorizzate le economie di scala che sono tipiche di un settore infrastrutturale, perché lato offerta ci sono troppi operatori. Il secondo motivo che vorrei aggiungere è anche legato alla struttura proprietaria. Molto spesso le infrastrutture in Italia hanno gestori che sono gestori, spesso gestori pubblici locali. E questo evidentemente, come dire, non sempre è un fattore abilitante di efficienza e di qualità, perché molto spesso quell'azienda ha, come dire, obiettivi che sono diversi rispetto a quelli che sviluppano. Quindi secondo me questo tema è un tema evidentemente molto importante. Allora, tu chiedevi, ma quindi F2I come investe e dove investe? Noi, tutto F2I che cosa fa? Gestisce dei fondi, quindi gestisce il risparmio di investitori istituzionali. Noi abbiamo in gestione circa 5 miliardi di euro che sono investiti in una ventina di società, la piattaforma infrastrutturale più grande del paese. Diciamo un valore di impresa attorno a 20 miliardi di euro con 19 miliardi. Dove ci piace investire? Dove pensiamo che sia opportuno investire? E noi diciamo sempre F2I è un veicolo importante di trasformazione della finanza in economia reale. A noi piace investire, pensiamo che sia opportuno investire nell'interesse dei nostri investitori, ma con ricadute sul sistema paese, appunto dove vediamo dei settori in cui la frammentazione impedisce di cogliere queste economie di scala e quindi di migliorare l'efficienza. Faccio degli esempi. Io sono arrivato in F2I nel 2014, non eravamo presenti nelle rinnovabili, oggi F2I attraverso operazioni di acquisizione e di aggregazione è il principale operatore nel settore fotovoltaico in Italia, abbiamo circa 1000 megawatt installati. La nostra società ha iniziato a investire anche all'estero, ha fatto un'operazione in Spagna. Abbiamo un piano di investimenti già autorizzato che ci porterà a 2000 megawatt diventando il più grande operatore europeo. Questo evidentemente porta a livelli di efficienza e di qualità del servizio, in questo caso di efficienza, molto importanti. E la scala qui gioca un ruolo molto importante. Nel settore della distribuzione del gas abbiamo una società che è figlia di fusioni fatte nel tempo attraverso prima acquisizioni e poi riorganizzazioni, che per estensione della rete è il più grande operatore in Italia con 4 milioni e mezzo di clienti affacciati. Se andate a guardare negli indicatori dell'autorità competente, l'autorità per l'energia, e vedrete che per livello di qualità e di efficienza del servizio è la società più importante, più efficiente che c'è in Italia. È importante o è solo un tema di ritorno economico all'investimento? No, è importante per il sistema paese, perché l'autorità, se ha azienda efficiente, riesce, come dire, a portare via un pezzo di efficienza a beneficio dei clienti finali e quindi di nuovo a beneficio della comunità. Stiamo entrando in settori anche nuovi per noi, ad esempio c'è tutto il tema della logistica merci, e siamo iniziati a fare gli investimenti nel sistema dei porti, nel sistema del trasporto ferroviario e bioferro. L'Italia è un paese che ha una frammentazione elevatissima nel sistema portuale, quindi è inefficiente, ed è uno dei pochi paesi che dà sul mare che non ha integrato questa attività portuale
tutta la parte del trasporto merci via ferro. Qui apro un'altra parentesi, una delle caratteristiche che a noi interessa è evidentemente essere anche in compliance con tematiche di ESG, che sono sempre più richieste dagli investitori, sono un bene per il nostro paese perché rappresentano il futuro, ad esempio l'investimento nel trasporto via ferro va in quella direzione, diciamo, verso l'abbattimento delle emissioni. Ecco, questo per dire che quindi, tornando poi al tema, vabbè, che cosa fare? Beh, in realtà, quanto riguarda il sistema infrastrutturale, certamente, dal punto di vista della policy, dobbiamo migliorare sulla qualità e come dire, fare una riflessione attenta su tutto il sistema infrastrutturale, non solo. Se dopo tanti anni di infrastrutturazione, oggi abbiamo livelli di sicurezza e quindi anche di efficienza adeguati, quindi penso che occorrerà investire molto per riportare a livello adeguato quello che c'è. Alcune opere vanno fatte, e qui torniamo al tema costi-benefici, non tante opere, ma quelle veramente importanti, per lasciare risorse per fare altre cose. Chi mi ha preceduto ne ha dette molte. E poi forse una riflessione di nuovo sul tema dello stato imprenditore, perché insomma l'esperienza nostra è che spesso sul stato è locali, le efficienze che possono portare azionisti di questo tipo non sono adeguate. Certo, investire sulle infrastrutture, lo diciamo noi che siamo il fondo infrastrutturale più importante in Italia, è necessario, ma bisogna farlo con accuratezza e pensando anche non soltanto in una logica puramente keynesiana, più abbiamo cantieri, più sviluppa l'economia, non è vero, perché facciamo investimenti sbagliati per non. C'è molto da fare, secondo me, sull'esistente. Quindi livelli di efficienza, livelli di manutenzione, la proprietaria e aggregazione. Corrado Passera prima ha citato anche le norme a favore della creazione, delle fusioni tra imprese, questo è un argomento secondo me abitante dei livelli di efficienza. Grazie mille Renato. Poi credo che qualche domanda ti pioverà addosso nel secondo giro. E adesso passiamo alla vera infrastruttura di base, cioè quella della conoscenza. Naturalmente parliamo della conoscenza che si trasmette attraverso l'istruzione, che è l'istruzione primaria, secondaria e terziaria. E anche qui io credo si debba evitare lo sbaglio di credere che il problema dell'istruzione in Italia, della bassa qualità e della bassa densità anche di persone con titoli di studio, tra l'altro titoli di studio nelle materie famose dette STEM, sia una questione solamente di risorse. È anche una questione di risorse, però è anche una questione di organizzazione, di offerta, di competitività, di assetto, di selezione del personale docente. Ricordava prima Marattin la buona scuola in cui si è voluto dare il premio per la riforma, si sono presi il premio e hanno lasciato indietro la riforma. Quindi qui dal professor Resta, che è il rettore del Politecnico, che recentemente in una delle classifiche più quotate, più consultate sugli Atenei mondiali, risultato come il nostro primo ateneo italiano, intendo dire, avanzando anche molto nel ranking, quindi diciamo presiedendo un ateneo di eccellenza, che è un ateneo pubblico con caratteristiche di grande autonomia, però ecco, da lui vorrei capire, e tutti noi vogliamo capire, questa infrastruttura immateriale di che cosa ha bisogno? E certo, più risorse, d'accordo, ma poi una volta che ci fossero queste risorse,
come far sì che possano essere messe a frutto e non semplicemente attraverso concorsoni per mettere dentro dei precari, anzi ope legis, senza nemmeno concorsi, come è stata finora la politica preferita degli ultimissimi tempi. Prego, e grazie per essere intervenuto. No, grazie a voi dell'invito. È chiaro che questa grande crisi, prima sanitaria, poi economica, poi sociale, ci ha insegnato poco, però una cosa ce l'ha insegnata, che siamo completamente impreparati. Siamo stati impreparati per prevenirla, siamo stati impreparati per contenerla, per curarla e probabilmente per gestire la ripartenza. Quando dico siamo, non è stato solo un tema di Codogno, della Lombardia, dell'Italia, ma ha inchiodato tutto il globo. Quindi è chiaro che stiamo affrontando problemi sempre più complessi e avremo problemi sempre più complessi e sempre più interconnessi tra di loro. E la complessità, per gestire la complessità, ci vuole sostanzialmente un'unica ricetta, che è competenza, oltre all'esperienza, ma l'esperienza si fa, ci vuole un po' di anni, un po' di capelli grigi e poi naturalmente formazione. Ogni grande crisi ha trovato delle risposte sulla formazione. La crisi del 2008-2009, do un dato soltanto, l'Italia ha perso il 5% dei suoi studenti universitari nei 10 anni successivi, avendo un buco nel 2014 fino al 10%, poi un pochino di salita, la Germania ha avuto più 40%. Quindi la risposta è stata completamente differente e ha puntato sull'alta formazione. È vero che ha una formazione terziaria già consolidata con le fachhochschule, però hanno puntato moltissimo sull'alta formazione e addirittura sul dottorato. Una scuola come quella di Monaco, un'università come quella di Monaco, che è ragionevolmente simile al Politecnico di Milano, è una delle università con cui ci si confronta e ogni anno guardiamo se siamo davanti o dietro di loro, ha un numero di dottori di ricerca che è 8 volte il mio. Con un flusso verso la carriera accademica che è la stessa mia. Quindi vuol dire che 7 parti su 8 vanno a ricoprire cariche nel mondo del lavoro pubblico o privato. In quasi tutte le mansioni pubbliche è richiesto ormai nei Länderdeschi un dottorato di ricerca. Non dico grandi cose, ma semplicemente per un assessore all'urbanistica. Quindi c'è una volontà e c'è una capacità di dire che c'è bisogno di alta formazione per risolvere i temi complessi. Io conosco la scuola, però la scuola, come diceva prima Maratin, è una bestia brutta, nel senso che ci si schianta appena la si pronuncia. È un tema complicato, un tema difficile, e lo dico con una provocazione. Forse è un tema troppo complesso per la capacità di gestione che abbiamo noi italiani. Noi siamo bravi a gestire fino a certe complessità, poi non arriviamo. Quindi probabilmente un toccare la scuola bisognerebbe dividerla, separarla, separando per esempio la primaria sulla secondaria, quindi mettendo un po' in concorrenza due mondi. E a questo punto forse quello è un qualche cosa che ci permette di fare una riforma strutturale partendo dai contenuti della scuola, perché probabilmente anche i contenuti della scuola sui 3 livelli con grandissime ripetizioni di contenuti non ce la possiamo più permettere. Quindi forse una scuola a 2 livelli come in grande realtà, in grande parte del mondo, senza grande ripetizione si potrebbe tentare di fare. Per quanto riguarda l'università, che invece conosco molto da vicino, premetto che il decreto Rilancio Italia ha dato 2 bei messaggi, secondo me, e quindi dobbiamo dare atto
che un minimo c'è stata di attenzione. I due messaggi che ha dato sono stati circa 200 milioni di attenzione alla contribuzione studentesca e quindi supporto alle famiglie per la contribuzione studentesca per le tasse universitarie e poi una misura per la ricerca con un piano di investimento di circa 3.000 ricercatori nei prossimi 18 mesi, che poi forse diventeranno 24. Quindi c'è un messaggio e c'è un messaggio in due direttrici abbastanza chiare che probabilmente sono le emergenze. Naturalmente messa in sicurezza l'università, intendendo quindi per messa in sicurezza l'università non facendo che queste due misure siano una tantum, perché gli studenti universitari avranno un problema di contribuzione anche nell'anno accademico 21-22, non solo nell'anno accademico 20-21, quindi cercando di dare continuità a questa misura, quello che in qualche maniera si vede come interventi strutturali, parto da uno probabilmente molto nazionale per poi invece replicare e portare all'attenzione di questa chiacchierata serale quelli che sto vedendo a livello internazionale, sui grandi atenei europei più che altro. Allora, quello per quanto riguarda il sistema nazionale è che noi dobbiamo, l'università viaggia sostanzialmente grazie a una autonomia riconosciuta a livello costituzionale con certi gradi di libertà, che però non sono oggi sufficienti per competere a livello internazionale, e quindi dobbiamo veramente ipotizzare di pensare a una università che è diversamente pubblica. E di nuovo cerchiamo di affettare un altro pezzo di pubblica amministrazione, perché anche il tema della pubblica amministrazione è troppo grande per essere gestito con un'unica formula e con unici ingredienti, per cui se noi riuscissimo un po' a segmentarla probabilmente riusciremmo a costruire delle misure dedicate. Oggi io non riesco a essere competitivo per chiamare un docente internazionale, che sia di nazionalità italiana o internazionale, non importa, non sono rischio di non essere competitivo a fermare dei ragazzi che vogliono essere, che si stanno muovendo, perché non ho le leve della retribuzione, quindi del salario, che è comunque una leva, l'unica leva, una delle leve sostanzialmente per avere capitale umano di qualità. Le risposte che vedo a livello internazionale, quindi per copiare anche un po' quello che sta succedendo, sono tre. La prima è forse di fatto un pochino l'aveva citata anche Corrado Passera prima, cioè ci sono investimenti a livello internazionale di grandi infrastrutture di ricerca a servizio della ricerca universitaria ma anche della ricerca industriale. Un grande quantum computing. La Germania si è dotata di un sistema per realizzare quelle che sono le tecnologie che adesso sono ancora allo stadio di ricerca, però che tendenzialmente ormai tutti ipotizzano come sia la capacità di calcolo tra 20 anni. Per l'amor di Dio, poi si possono comprare dopo 20 anni, come stiamo facendo adesso con i supercomputer di Leonardo, di Eni o dei centri che stanno realizzando proprio a Bologna. Però a quel punto non sei mai padrone della tecnologia, sei un utilizzatore della tecnologia, sei a seguito della tecnologia e comunque arrivi 10 anni dopo gli altri. Quindi questi tipi di investimento sono dei tipi di investimento che in qualche maniera poi creano una grandissima, sono semi per una grandissima poi competenza in quel settore. Secondo tema è la realizzazione e la creazione di grandi network internazionali. Nel senso che dobbiamo costruire una mobilità di idee, di competenza, di faculty, di studenti a livello europeo come minimo, nel senso che non riusciremo mai a competere con i grandi atenei Berkeley e Stanford per capacità di finanziamento. La Tsinghua University, che è l'università che il governo cinese ha deciso
che deve entro il 2030 battere l'MIT ha un fondo di finanziamento che è pari a tutto il fondo di finanziamento italiano, quindi 7 miliardi di euro l'anno, con un obiettivo ben preciso: nel 2030 essere davanti ai ranking rispetto all'MIT. Non abbiamo quella capacità, ma io penso che costruire, potenziare delle reti di università europee sia una strada che in qualche maniera si possa percorrere. La terza dimensione su cui lavorare è naturalmente la dimensione del sì la ricerca, ma lavorare poi perché questa ricerca arrivi a TRL più elevati e possa portare anche innovazione. Qui c'è tutto il tema di chi deve fare innovazione, c'è tutto il tema del mondo delle spin-off universitarie, delle start-up universitarie, che è un tema che effettivamente altri paesi stanno affrontando con maggiore determinazione, cioè stanno creando a fianco ai grandi deal flow di idee, che poi sono sostanzialmente i grandi deal flow di giovani, dei centri di innovazione che in qualche maniera riescono a sviluppare capacità fino a un certo punto. E lì devo dire che noi stiamo muovendo i primi passi anche sul venture capital, sui fondi e via dicendo. Ci si lamenta che abbiamo poche startup, poche idee, poche cose su cui investire. Dico sempre, bisogna seminare per poi raccogliere, quindi da qualche parte qualcuno che semini bisogna trovarlo. A livello europeo c'è qualcosa, ma a livello nazionale c'è molto poco. Innovazione naturalmente su alcuni temi, e li cito perché sono già stati citati, quindi chiudo con due grandi elenchi. Il primo, quelli che sono i soliti noti, li avete già citati tutti, le infrastrutture. Io sono assolutamente d'accordo con quello che diceva il dottor Avanelli, cioè oggi abbiamo delle infrastrutture, ma abbiamo un livello di efficienza, di efficacia, di manutenzione che è bassissimo. Perdiamo il 20% di tutta la rete idrica e non sappiamo dove perdiamo l'acqua. Non abbiamo un ponte, un viadotto che abbia uno strumento che misuri l'integrità. Cioè non c'è nessun ponte che abbia, a parte il ponte di Genova, che abbia un sistema di monitoraggio dell'integrità. Abbiamo sicuramente davanti il 5G, come deve essere una scelta senza la quale dobbiamo smetterla di chiedere se sì o se no si fa, punto. E non ci sono discussioni su quella che è l'impatto sulla salute, perché abbiamo della normativa sul 5G che è molto più violenta rispetto a quella europea. Per poi citare altri temi, sicuramente l'elettrico diffuso, ormai abbiamo dei numeri di colonnine elettriche nelle città e non c'è una pianificazione, una progettazione di quello che deve diventare la smart grid elettrica e la pianificazione della mobilità elettrica. Le rinnovabili sono state già citate, l'offshore eolico è una possibilità sicuramente per il nostro paese, su cui di fatto si può fare. E naturalmente il mondo dello spazio, che è una grande possibilità in cui noi abbiamo ancora delle competenze significative. Su questo non ci sono, io me ne sarò dimenticate tantissime, quello che c'è da fare si sa, probabilmente bisogna trovare dei nuovi modi di attuazione, dei nuovi modelli di attuazione. Io sono molto scettico che oggi un sistema che è più preoccupato della copertura giuridica della decisione piuttosto che dell'efficacia delle decisioni sia in grado di decidere. Quindi dobbiamo sostanzialmente dare un sistema, un cappello, un ombrello, qualche cosa per la copertura giuridica, perché altrimenti non usciamo. La seconda sono le grandi opportunità. Abbiamo parlato già del quantum computing. Io credo che ci siano delle grandi opportunità per il paese e queste si stanno vedendo. C'è un tema di storage dell'energia, le batterie saranno il tema di domani. C'è un tema di veicoli e velivoli autonomi, a guida autonoma, per risolvere tanti problemi dalla congestione, la logistica, la congestione delle nostre città e via dicendo. C'è il tema della transizione energetica con una grandissima, bellissima opportunità. C'è un tema di riciclo chimico della plastica, che naturalmente è quindi non fisico ma chimico, cioè recuperare sostanzialmente le stesse proprietà che la plastica ha. E poi ci sono tutti i temi di sensori, algoritmi e robot e i dati,
e la grande capacità dei dati. Queste sono delle opportunità, anche qui non si sanno quali sono, non abbiamo le forze per farle tutte, dobbiamo sceglierle e purtroppo ogni tanto non siamo capaci a scegliere, per quello che vi è stato detto prima, probabilmente anche citato da Maratin, cioè dobbiamo cominciare a guardare un orizzonte che è un po' più distante dalla scadenza di un mandato di un rettore piuttosto che di un governo. Nel senso che alla fin fine quasi tutti noi abbiamo dei figli, quindi proviamo a ragionare per loro. Grazie. Beh, questo è il tema ultimo da lei evocato, che prima era stato anche all'inizio accennato da Maratin, cioè purtroppo la vista corta, la miopia che affligge i decisori, questo è un problema importante. Io ricordo che nel bellissimo saggio, libro, che è corposo, Legge, Legislazione e Libertà, Hayek, proprio perché appunto già negli anni 70 era evidente, poi soprattutto, come dire, in America il ciclo elettorale era continuo già negli anni 70, proponeva delle legislazioni, delle legislature lunghe, legislature decennali, poi senza potersi più ricandidare, ma proprio perché era evidente come la politica democratica sempre più guardava le prossime elezioni invece che le prossime generazioni. Adesso addirittura non si guarda nemmeno più le prossime elezioni, ma il prossimo sondaggio è diventato ancora più, come dire, il ciclo è diventato ancora più. Allora io passerei a un secondo giro un po' incrociato. Qui magari chiederei a Ugo di fare da moderatore, però prima di dargli il ruolo di moderatore, la prima, l'incipit del secondo ciclo lo chiedo a Corrado Passera, perché ci aveva anticipato che verso le 7:05 doveva passare a un'altra videoconferenza, perché ormai la nostra vita è tutta una serie di videoconferenze ininterrotte, e quindi il mio ultimo atto del primo ciclo è quello di chiedere a Corrado qualche riflessione su quello che ha sentito, se ha voglia di chiedere qualche precisazione, dopodiché Ugo, la chair, the floor is yours. Certo, guardate, scusatemi molto, ma mi ero proprio calcolato 5-7 e mi stanno arrivando le 7. Difficile pescare tra le tantissime cose che sono state dette ed estremamente stimolanti. Un tema che sia Maratin che Goldstein hanno, ma poi è stato ripreso anche dagli altri, il tema della produttività. Io pregherei veramente tutti noi, quando parliamo di produttività, di guardarla spaccando, perché la media è una schifezza. Ma la media è un po' una roba come il pollo di Pelussa, ci sono delle robe terribili e ci sono delle cose belle, la cui media diventa una schifezza, certamente, e quindi il tema ce l'abbiamo, non è che sto negando il tema, anzi. Però se noi andiamo a vedere la produttività nella sua evoluzione, nel mondo manifatturiero, dei servizi e della pubblica amministrazione, troviamo andamenti molto diversi, soprattutto quanto a confronti. E se andiamo poi a spaccare l'andamento della produttività nei vari periodi e facciamo i confronti tra l'Italia ed altri paesi, soprattutto nel manifatturiero, quando si fanno le cose giuste, ho citato la legge dell'industria 4.0, che secondo me va rivalutata, rifinanziata e copiata anche da adesso in avanti, ecco, lì si vede immediatamente l'impatto delle good policies in termini di produttività. Però ecco, non voglio dare assolutamente nessun consiglio a nessuno, però è molto utile spaccare la produttività complessiva in almeno nelle tre componenti, e poi all'interno del manifatturiero e dei servizi a sua volta nei principali sottosettori, perché gli andamenti e i confronti internazionali sono clamorosi. Se poi nel manifatturiero
tagliamo per le varie dimensioni d'azienda, di nuovo scopriamo che la media del manifatturiero di per sé significa niente, perché ci sono produttività stellari e produttività di schifo. Questo solo per non per dire che non dobbiamo intervenire, perché secondo me, come avete detto tutti voi, è il tema principale. Noi non cresciamo, uno dei temi è la produttività. Però ecco, andiamo a vederla per bene nel tempo, nei settori, nei grandi comparti della società e dell'economia e all'interno di ciascuno per segmenti diversi. Sempre sulla produttività, non vorrei che enfatizzassimo troppo il tema dell'allocazione tra settori, perché non è che noi dobbiamo chiudere il turismo e fare la microelettronica, cioè noi dobbiamo innovare in tutti i settori, compreso nei settori, adesso dico turismo per dire un settore a bassa o che potrebbe essere a bassa produttività, peraltro la mia famiglia ci vive, per cui massimo rispetto per questo settore, ma è più un tema di, secondo me, di fare politiche orizzontali che facilitino e incoraggino i comportamenti virtuosi, innovazione, aggregazione, patrimonializzazione, non importa, fatemi dire, in quali settori. Poi ci saranno politiche di settore verticale dove lo Stato dice io metto particolari fondi perché voglio entrare nel settore X o Y. Però già fare di più di quanto è stato fatto e che questi ultimi governi non fanno, di politiche orizzontali per favorire innovazione, patrimonializzazione e aggregazione. Poi io sono un grande fautore dell'apprendistato e credo che se mettessimo più soldi su quello faremmo veramente tanto, tanto bene al paese. Basta togliere l'età massima, perché l'apprendistato diventerà una cosa in cui si passerà attraverso varie volte nella vita, nel nuovo mondo. Ma non voglio prendere questo. L'altra osservazione che è stata fatta da più di uno, partendo da Ravanelli in avanti, assolutamente il tema dell'upgrading delle infrastrutture attuali, oltre a estendere e fare che non ci sono. E di nuovo, per me ferrovie e porte logistica sono una grande come si dice, priorità. E poi uno si appassiona quando sente l'elenco di resta dei campi dove investire e dove l'Italia può esserci e dove per esserci veramente dobbiamo farlo in molti casi a livello europeo. La dimensione federale di taluni impegni, se noi non la facciamo diventare normalità, noi queste cose non le faremo mai. Ma non noi italiani, nessuno. Cioè noi ci scontriamo con gente che mette in una sola università l'intero bilancio dell'università italiana, ma di che parliamo? Quindi la dimensione federale, gli investimenti selezionati, gestiti e finanziati a livello europeo deve diventare una bandiera. L'alternativa è che andiamo sotto, su tutto, come ci stiamo andando. Per cui bravo resta per l'elenco delle aree dove dobbiamo mettere i soldi per il futuro. Io mi scuso, ma devo staccarmi. Grazie Corrado, era previsto, siamo andati un grazie po'. Grazie a tutti. Era previsto per quest'ora. Mi piace Ugo che non ti stanno mai, non per andarsene. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Io vorrei fare anch'io una mozione d'ordine, visto che abbiamo perso il 50% dell'audience, quindi cercherei di tirare facciamo fare un tweet ciascuno ai nostri ospiti. Ciascuno. Dal mio punto di vista, esatto, delle tematiche, c'è un aspetto che è stato meno toccato degli altri, ma che è una conseguenza di tutti gli interventi che sono stati fatti, e cosa dobbiamo aspettarci dai mercati, perché questo ha un impatto sui risparmi e sulle modalità di consumo e investimento di tutti noi. Credo che il tema della crescita verso il debito sia il tema principale su cui il mondo si sta focalizzando,
noi siamo usciti dalla crisi del 2008 facendo molto debito, e questo molto debito ha innescato molta crescita fino adesso, non a livello italiano, nemmeno europeo, ma a livello globale sì, e chiaramente questa crescita è stata possibile anche grazie all'adattabilità di nuove economie, e quindi il tema di proteggere i perdenti per aumentare la produttività è il tema che ci hanno insegnato i paesi emergenti, no? Ed è un tema molto importante. Se non impariamo a farlo, noi non innescheremo diciamo, il circolo virtuoso di produttività, aumento del reddito e sostenibilità del debito. E la derivata o cugino prossimo di questo tema è il tema delle disuguaglianze, in quanto se le disuguaglianze tra vincitori e perdenti nel riassetto delle economie mondiali e delle economie nazionali aumenta oltre un certo livello, la domanda di protezione da parte dei perdenti sarà tale per cui il cambiamento viene fermato. L'abbiamo visto con i movimenti sovranisti, populisti, dazi, eccetera. Questo ha un impatto immediato su una perdita di produttività a livello globale che rende la tonnellata di debito che abbiamo fatto e che, come ci hanno spiegato, non è gratis questo debito, no? Insostenibile, e questo crea chiaramente un enorme problema. Il fatto di ragionare a livello federale in Europa credo sia un'altra dei takeaway di questa discussione. È chiaro che noi dobbiamo essere credibili se vogliamo in qualche modo mutualizzare i debiti, perché poi di questo si tratta, e lasciar gestire a qualcun altro insieme a noi questi grossi investimenti che, come ci spiegava il rettore Resta, sono necessari ma sono anche portatori di grandi eccellenze, di grandi incrementi di produttività che possiamo sicuramente avere. È chiaro che se noi ci presentiamo in Europa, adesso la faccio un po' estrema, no? Ma con un modello di privatizzazione dei profitti e socializzazione delle perdite a livello di tutta l'Europa, i paesi frugali, non frugali, no? Non ce lo passeranno mai. E quindi delle progettualità vere e uno Stato rispettabile sono delle precondizioni che questo avviene. Se non cambiamo e se non mettiamo mano a certi vizi, e noi difficilmente possiamo ambire a realizzare molto di quanto è stato detto sul fronte delle infrastrutture, sul fronte dell'istruzione. E permettetemi, prima delle infrastrutture di cui parlava Corrado Passera, forse anche un grande sforzo sull'istruzione a livello europeo, no? Avrebbe senso, perché di nuovo, no? È proprio la massa critica, no? No? È quello che è importante. E infine credo che un tema che è stato toccato marginalmente, che però rimane molto rilevante, che emerge in tutti gli interventi come ultima sintesi, è come noi creiamo un mercato di capitali efficiente in Europa, per cui il dottor Ravanelli, quando ha delle prospettive di investimento, se apre il suo fondo ottiene un ammontare di capitali molto importanti. Questo è un tema importante per l'Europa, che ha ancora un modello bancocentrico che è inadeguato rispetto a molte delle sfide e che in qualche modo deve migrare su un mercato dei capitali più efficiente, in quanto noi i capitali li abbiamo. Noi abbiamo in Italia, come ci diciamo ogni volta, 4.500 miliardi di cassa, che in qualche modo hanno un'avversione al rischio, un orizzonte temporale incompatibile
con le cose di cui parlava il rettore del Politecnico, il dottor Ravanelli, e le varie cose che abbiamo. E se pensiamo ieri alla decisione del Consiglio dei Ministri che ha bloccato, usando la Golden Power, delle operazioni di private equity, perché i capitali di private equity sono in mano degli operatori di private equity che sono solo americani, per cui parliamo di Bain, Advent, Centerbridge, che sono gli unici che mettono le mani sulle nostre aziende, e noi ci troviamo in una situazione estremamente complicata. Quelli hanno i capitali propensi al rischio, ma siccome non sono italiani, noi gli blocchiamo le operazioni. E quindi è chiaro che questo è un ultimo spunto che ci riguarda. Io spero di aver sintetizzato un po' alcuni dei temi. Passerei di nuovo alla parola ad Alessandro, se con un veloce tweet a tutti, no? Concludiamo l'incontro. I nostri Pronto? Panelist, siamo andati oltre esatto. di minuti. Prima di salutare, chiedo se qualcuno ha un'ultima battuta o osservazione finale, se no vi possiamo anche dare i saluti. Ma se qualcuno ha un'osservazione finale stimolato da quel che ha sentito, è il momento buono per i nostri partecipanti che ci sono ancora. Va bene. Abbiamo detto molto, vi ringrazio, in fondo abbiamo esondato di una decina di minuti, per noi italiani rientra quasi nella norma, possiamo essere abbastanza contenti, quindi grazie molto per essere intervenuti, il web è disponibile, grazie ad Arca ovviamente sempre per il patrocinio, grazie al professor Resta, al dottor Goldstein, al professor Marattini, al dottor Ravanelli e anche ovviamente a Corrado Passera. Sarà nostro piacere avervi nuovamente nostri ospiti. Noi abbiamo una piccola, chiamiamola così, trasmissione che facciamo con un giornalista della stampa, Alessandro Barbera, che si chiama Il Caminetto di Adam, ed è un faccia a faccia molto più veloce di questo e quindi vi inviteremo anche a quello. Grazie ancora e buonasera a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci, grazie.